ANSA Voice. La manovra economica è per l'Italia da sempre uno scoglio economico difficile dal fortissimo valore politico. È difficile tecnicamente perché richiede un'attenta valutazione del quadro macroeconomico nel quale si inserisce e dell'impatto che avranno le singole misure. È difficile politicamente perché è il momento in cui i valori e le promesse che hanno consentito di raccogliere la fiducia devono trovare concretizzazione nelle risorse messe in campo. È una vetrina politica delicatissima. Io sono Corrado Chiominto, il responsabile della redazione economica dell'ANSA, e state ascoltando ANSA Voice Economia, la rubrica podcast della redazione. Per raccontarvi l'arte dell'economia politica, che poi è la capacità di far quadrare i conti e insieme il consenso, potrei parlarvi del capitolo pensioni, al quale però faccio solo un piccolo accenno, pensando di dedicargli il prossimo podcast. Voglio invece parlarvi della tassa sugli extra profitti delle banche. Ma prima parto dalle pensioni. L'idea di superare per le pensioni i paletti della legge Fornero è stata spesso ribadita durante la campagna elettorale, ma si è scontrata con le scarse risorse che sono state finalizzate da altre priorità. È stato scelto di focalizzarle sul taglio del cuneo fiscale per mantenerlo allo stesso livello dello scorso anno. Se non fosse stato così, gli stipendi sarebbero calati. Ma va detto che anche questa volta il taglio del cuneo è finanziato per un solo anno e quindi ne torneremo a parlare, a doverne parlare, con la prossima legge di bilancio. Torna alle pensioni. Insomma, alla fine sulle pensioni, al di là dei dettagli tecnici, più che una maggiore flessibilità è stato introdotto un irrigidimento alle uscite, anche perché su un capitolo così delicato per il nostro debito pubblico, che come sapete è una vera e propria montagna, si erano appuntate le attenzioni delle agenzie di rating, cioè di quelle società che danno la valutazione sulla capacità di un paese di rispettare il pagamento dei titoli di Stato che ha emesso sul mercato. Insomma, al momento non c'erano le condizioni per rendere più facile l'uscita dal lavoro verso la pensione e il governo ha deciso di applicare un sano realismo rinunciando, almeno per il momento, a quanto aveva promesso durante la campagna elettorale. Ma vengo alla tassa sugli extraprofitti delle banche per raccontarvi com'è andata a finire. La prendo dall'inizio. Lo sappiamo tutti, la BCE ha aumentato i tassi e lo ha fatto in modo veloce. In meno di un anno il tasso di sconto è salito da 0 al 4,5%. Le banche hanno subito adeguato i tassi che ci applicano su prestiti e mutui, ma sono state certamente meno veloci ad aggiornare gli interessi riconosciuti sui nostri conti correnti e sui depositi. Questo ha richiamato l'attenzione della politica, della maggioranza, o meglio di quasi tutta la maggioranza, ma anche dell'opposizione e dei sindacati. È nata così la tassa sugli extraprofitti, che è stata rivendicata soprattutto dalla Premier Meloni e dal Vice Premier Salvini. Il Consiglio dei Ministri ha approvato diverse misure, la più importante delle quali, secondo me, è la tassazione sui margini ingiusti delle banche. Allora, c'è stato un aumento dei tassi passivi che le banche hanno applicato ai propri clienti, ovvero un aumento di quanto la banca chiede al cittadino a fronte di mutui e prestiti, al pari del quale però dovrebbero aumentare anche i tassi attivi riconosciuti dalle banche a chi deposita in banca, cioè quanto la banca ti riconosce per i soldi che depositi in banca. Però questo purtroppo non è sempre accaduto e noi stiamo per questo registrando utili record da parte di molti istituti bancari. Allora abbiamo deciso di intervenire con l'unico strumento a disposizione del governo, che è la tassazione. Abbiamo deciso di introdurre una tassazione del 40% sulla differenza ingiusta del margine di interesse. E che cosa facciamo con queste risorse? Con le risorse che noi recuperiamo, aiuteremo a finanziare i provvedimenti per sostenere le famiglie e imprese di fronte alle difficoltà legate al costo del denaro, all'alto costo del denaro, che non permettono spesso neanche di affrontare serenamente le spese di un mutuo. L'idea, è stato spiegato ai giornalisti, era quella di raccogliere almeno 2 miliardi di incassi.
anche se poi nei documenti ufficiali prudentemente non è mai stata indicata alcuna cifra. Ma torniamo agli extraprofitti. Le banche sono quotate e i mercati non l'hanno presa bene. Tanto che il Ministero dell'Economia, dopo un primo momento, si è subito affrettato a dire che il prelievo non avrebbe superato una piccola percentuale. Ma non basta. Le banche non solo sono quotate, ma sono anche vigilate dalla BCE, che ne tutela la stabilità. Ecco allora che la Banca Centrale Europea è scesa in campo per criticare la misura. Sbagliato utilizzarla per sanare il bilancio pubblico, ha detto, spiegando, tra l'altro, che avrebbe penalizzato proprio gli istituti più piccoli. La norma chiaramente è stata cambiata e a questo ha sicuramente contribuito anche la presa di posizione critica di Marina Berlusconi, che è la figlia del fondatore di Forza Italia, ma anche presidente di Fininvest, che in trasparenza ha tra le sue partecipazioni una buona quota di Banca Mediolanum. Sentiamola. Allora, ho apprezzato e ho ritenuto positivi molte misure, molte mosse del governo Meloni. Devo dire che tra queste non c'è la tassa sugli extra profitti alle banche. Capisco le motivazioni, ma non sono sufficienti a superare le grandi perplessità che ho sia sul metodo che sul merito. Intanto non mi piace il termine extra profitti, lo trovo fuorviante e anche demagogico. Chi stabilisce quando un profitto è extra e quando un profitto è normale? E se è extra, in che misura lo è? Quindi, ripeto, un provvedimento che si presta a diversi dubbi, a diverse critiche, ho visto che sono stati anche sollevati dubbi di incostituzionalità, che tra l'altro per come è stato approvato rischia di rendere il nostro paese meno attrattivo per gli investitori esteri, e quindi mi auguro che il Parlamento possa modificare la norma rendendola più equilibrata. La norma, come dicevo, è stata cambiata. Sono state seguite le indicazioni della BCE. È stata introdotta la possibilità di trasformare la tassa da pagare in riserva degli istituti bancari, per un valore però pari 2,5 volte la tassa dovuta. Mettere a riserva significa accantonare delle risorse, mettere da parte un gruzzoletto, e questo ovviamente rafforza la solidità degli istituti bancari, ma certo non ridistribuisce questi guadagni alle famiglie. Cosa è accaduto? Questa strada, quella di mettere risorse a riserva, è stata scelta e comunicata già dalle due principali banche italiane. La prima è stata Unicredit, che ha annunciato di aver appostato a riserva 1,1 miliardi, dovendo una tassa di 440 milioni. È stata poi la volta di Intesa San Paolo. Avrebbe dovuto 828 milioni e ha messo a riserva poco più di 2 miliardi. Ha contemporaneamente comunque annunciato un forte impegno sul sociale, sulle disuguaglianze, per un importo di 1,5 miliardi. La stessa scelta è stata poi fatta anche da Mediobanca, che ha messo a riserva 210 milioni. Chiaramente questa sarà la strada che sarà seguita anche da quasi tutti gli altri istituti. Insomma, la tassa sugli extraprofitti delle banche appare quasi un caso da manuale in cui una misura molto popolare si scontra con una concreta difficoltà applicativa. Con il risultato concreto che queste risorse, ipotizzate in un primo momento per dare sollievo alle famiglie alle prese con mutui e prestiti, alla fine non ci sono più.